Approfittando di 2 giorni di riposo concessi dal proprio tecnico Baldini, il centrocampista rosso-azzurro Mariano Izco ha trascorso con la sua famiglia ed insieme ad alcuni amici questa pausa di Ferragosto nel Messinese. Noi lo abbiamo avvicinato ed abbiamo scambiato con lui alcune considerazioni, iniziando col chiederle cosa ne pensava della scomparsa del Chievo Verona, sua ex squadra, dal panorama professionistico. Sì, purtroppo. Mi dispiace, no, di questa situazione perché non è mai bello, però io devo dire che mi sono trovato benissimo. Sono stato 3 anni dove la squadra ha fatto molto bene, però vedere una società come il Chievo così, quello che è successo, fa male, no, soprattutto a me, ma anche al calcio. Dopo aver vissuto diverse stagioni nella massima serie, c'è rammarico nel ritrovare le Catania in Serie C. Fa male avere il Catania in questa categoria perché non lo merita, ma soprattutto purtroppo la società ha avuto di problemi. Poi è una categoria molto difficile, non è facile salire, ma ci stiamo provando. Quest'anno si ripropongono anche i tre derby, Catania, Messina, Palermo, tutti insieme nello stesso raggruppamento. Sì, questo ho detto che il girone di Lega Pro è veramente una mini serie B perché ci sono delle squadre molto forti dove si inizia a giocare questi derby che anche per il calcio, per i tifosi è molto bello. La gente si aspetta tanto, quest'anno forse si riuscirà a riavere il pubblico, quindi la gente catanese è molto esigente, anche perché è da diversi anni che annaspa in queste categorie, quindi vuole una squadra che possa recitare un ruolo di primo piano. Sì, i tifosi catanesi ovviamente sono esigenti, però non averli a noi ci ha giocato contro perché avere tutti i tifosi a noi veramente ci dà la nostra spinta in più che ci può dare tanto, quindi speriamo che possano riaprire gli stadi e che si libera tutto perché noi abbiamo bisogno di loro. Cosa c'è nell'immediato futuro di Itzko? Guarda, oggi io mi voglio godere questo anno, che non lo so se sarà l'ultimo mio, ma mi voglio godere questo anno e poi pensare che voglio fare in futuro, che ancora non ho le idee chiare, ma sicuramente rimanere nel mondo del calcio.